far fermare il declino è alle prese con l'abbandono di uno dei suoi principali promotori del movimento, Luca Zingales. La colpa è quella di un master fasullo che Giannino aveva detto di aver conseguito all'Università di Chicago, dove insegna proprio Zingales. Giannino ha capitolato, ha chiesto scusa, e intanto però esulta Berlusconi, che temeva la concorrenza al nord di fermare il declino. Ma sentiamo Giannino ai microfoni di Laura Longo. Allora, vogliamo mettere una parola definitiva all'affare Zingales? La parola definitiva è che ho chiarito che il master non c'è, che lavoro da 30 anni sotto gli occhi di tutti, né ho mai usato credenziali accademiche, che non ho di nessun tipo, per avere posti di qualunque tipo. Detto questo, quando Luigi Zingales, che insegna a Chicago Boot, evidentemente colpito da questa cosa che girava da anni e che era nei miei CV che giravano su internet, di cui colpevolmente non mi sono occupato, e ha chiesto un chiarimento, io gli ho detto: ti faccio una smentita all'Anso, cosa che ho fatto. E dopodiché però lui ha detto no, non basta, e quindi ha fatto esplodere questa cosa, di fronte alla quale io ho ribadito: lavoro da sempre senza avere credenziali accademiche, e quindi non dico, lo dichiaro. Per me questa è la parola definitiva. Voglio sperare da una parte che sia il senso dell'estrema pulizia che noi vogliamo portare nella vita pubblica, a cominciare, come si vede da me che sono il capo, di fermare il declino, e dall'altra parte naturalmente non mi nascondo che questa cosa avrà dei danni, speriamo che siano contenibili, se no posso solo dire che a quel punto me ne assumerò la responsabilità. Certo, Luigi, stando in America, forse se ci pensava meglio era meglio. Berlusconi ha detto che una persona per bene si sarebbe dimessa. Beh, Berlusconi è ovvio che gli è stata offerta una grande occasione, e non starò a replicare che lui di questo non deve dare naturalmente lezioni, ci penserò.